Stefano Scarpa. Validissime collaboratrici, sì, no, di salire perché vorrei esprimere con un piccolissimo oggetto la nostra gratitudine. Gli applausi credo abbiano... Io quando vi ho detto un bravo ragazzo dalla faccia pulita che da dilettante raggiunge risultati del genere, e credo che questa bandiera ci abbia reso più patriottici ancora stasera, io credo che quando vediamo tutto questo veramente ci compiacciamo e diciamo: ma che belle persone che ci sono in giro, ma che meraviglia, è un'eccezione. La sezione di Sant'Eramo, una delle nostre sezioni tra l'altro più ricche di donatori, e questa valga il nostro piccolissimo gesto, ma di grande amicizia, di grande gratitudine veramente. E poi sei un ragazzo giovane, una pendrive ti farà comodo, questa poi reca la scritta Fidas, così non ci dimentichi. Voglio ringraziare tutti voi per la calorosa accoglienza, so che tutti siete donatori di sangue, quindi vi ringrazio a nome di tutto il mondo per il gran bel gesto che fate,
E ringrazio anche la signora Presidente per avermi invitato qui questa sera, in particolar modo un caro amico che anche grazie a lui, soprattutto grazie a lui che sono qui, il geometra Marco Capurso. Grazie. E visto che siete così calorosi, voglio regalarvi qualche altro secondo di spettacolo. Adesso devo praticamente seguire il mio tentativo di record mondiale personale, che consiste nell'eseguire la bandiera romana soltanto con due dita della mano destra e due dita della mano sinistra. Grazie. Grazie a tutti. Mai come in questo caso, credo che non si sia trattato di applausi di circostanza. Credo che veramente Stefano sia un orgoglio di tutti noi.